TheEconomy.it, eccoci al consueto incontro con il professor Fabio Verna, che riporteremo oggi sul suo terreno preferito, quello delle banche. Infatti, tra qualche giorno, il 10 e l'11 marzo, si riunirà, non si sa ancora se pubblicamente o a porte chiuse, il board della Banca Centrale Europea, la BCE. Ed è prevedibile che si ricominci a parlare di quando far ripartire l'austerità che ha segnato questi 20 anni sostanzialmente Politica di monetaria. politica monetaria europea. E è possibile che ci sia un primo scontro tra i falchi, cioè i rigoristi, quelli che vogliono tornare immediatamente all'austerità, e i tecnici dell'espansività, che invece sono quelli che l'hanno avuta vinta in questo periodo di epidemia di Covid, dove I i vincoli sono vincoli saltati. europei sono sostanzialmente saltati, e tanto che l'Italia ha potuto avere uno sforamento di bilancio di 180 miliardi con cui far fronte a quelli che erano i problemi dell'economia da pandemia, chiamiamola così. Professore, che ci dice? Trionferà l'austerity? Torneremo alle vacche magre? O ci sarà È un una modo diverso di affrontare questa risposta molto situazione? complessa perché noi dobbiamo anche renderci conto, l'euro ha compiuto 20 anni, pochi, no, 19 anni, chiedo scusa, pochi giorni or sono. E quando l'euro è nato, chiaramente si è stata costituita la Banca Centrale Europea, che è nata su un imprinting molto forte della Germania, un imprinting molto forte della Bundesbank, quella che noi chiamiamo noi operatori la BUBA, e dove sono state prese poi dirigenti, Tanto che modalità qualcuno parla operative. dell'euro come il marcoforte, Assolutamente. sostanzialmente. Noi dobbiamo anche ricordarci che l'attuale cancelliere della Germania, la signora Merkel, che ha dichiarato di volerla lasciare dopo quattro mandati consecutivi alla guida della Bundesrepublik, della Repubblica Federale Tedesca, è una donna che però è nata nell'altra Germania, quella che non esiste più dal 1989, la DDR, la Deutsche Demokratische Republik. Repubblica. E nascere in quell'altra Germania, essere cresciuto con quella formazione Sotto mentale, l'influenza sovietica. assolutamente sotto una grande austerity economica, chiaramente ha segnato certe scelte del cancelliere Angela Merkel, scelte che sono state poi portate avanti dal ministro delle finanze tedesco Schnabel e che quando è stata fatta la BCE, chiaramente queste scelte sono entrate nelle decisioni della BCE. Da qui i vincoli che le nazioni europee hanno nel rapporto fra il debito pubblico e il bilancio. Il PIL, il bilancio dello Stato, noi lo chiamiamo PIL, il prodotto interno lordo di una nazione. Questi vincoli chiaramente hanno delle capacità di sforamento estremamente ridotte. Inizialmente era il 3%, per cui sono somme molto più contenute. La pandemia sanitaria che ha creato veramente purtroppo centinaia di migliaia di morti anche qui in Europa e milioni tristemente in tutto il mondo, ha dovuto consentire un allargamento dei cordoni. Le nazioni hanno potuto stampare più moneta virtuale, titoli del debito pubblico, per far fronte a queste serie di passaggi. Chiaramente, adesso che non abbiamo più Mario Draghi alla BCE, che chiaramente col quantitative easing, altro strumento La finanziario, bazooka. il famoso bazooka, quello è stato un vero bazooka. Non voglio scendere in politica, ma il bazooka che l'altro anno l'ex presidente del Consiglio Conte ha dichiarato di mettere a disposizione dei nostri concittadini era una pistola d'acqua, non era Aveva un le bazooka. polveri bagnate, aveva dichiarato Un bazooka da 200 miliardi, 700 miliardi alla la fine, somma dei vari era dei 200, vari. ma era soltanto un ricorso delle imprese al credito garantito dallo Stato, ma le imprese erano già fortemente appesantite, per cui non avevano i parametri Che per poi poter. adesso fatti i conti, e chi ha voluto avere accesso ha avuto 35 miliardi in totale le domande sui 200 che c'erano Certo, in ma perché palio. le banche chiaramente si sono riservate il diritto dell'istruttoria.
Per cui chiaramente se non si rientrava in certi parametri, che sono poi quelli della BCE, e torniamo a un altro vincolo del sistema bancario mondiale, in questo caso non europeo, sancito a Basilea, dove c'è la Banca dei Regolamenti Internazionali, che è quella che dà i pilastri, come vengono chiamati in gergo tecnico, per gestire poi i fondi che vengono messi a disposizione delle nazioni prima e delle imprese a cascata dopo e dei singoli cittadini. Veniamo all'Italia, cosa può succederci visto che c'è un'ombra di ripresa, soprattutto Turiero. manifatturiero e nelle costruzioni che sono spinte dal 110% delle L'operazione ristrutturazioni? fiscale del 110% darà fiato alle ristrutturazioni degli immobili. Non sarà un incremento del PIL, dovrebbero partire i grandi cantieri delle grandi opere pubbliche per avere una Meraviglioso. spinta forte, e questo con il recovery fund sicuramente potrà accadere. Se torniamo in austerity, in un momento in cui le banche italiane già hanno di fatto stretto i cordoni della borsa, anche se continuano a dire che vi sono piccole sovvenzioni, ristori, finanziamenti, ma non sono nella quantità e soprattutto nella tempistica necessaria a dare una spinta forte per riprendere, questo potrebbe creare ancora di più un fenomeno recessivo. Dall'altra parte, la sensazione che io sono stato un addetto ai lavori per tanti anni, per cui un'idea sul mercato me la sono fatta, io credo che in questo momento i falchi verranno in qualche modo bypassati dalle colombe. I tecnici delle politiche espansive, secondo me, manterranno ancora per un certo periodo in mano il boccino, porteranno palla ancora per un po'. Ma la stessa operazione Recovery Fund è un'operazione di debito, come dice il presidente Draghi, buono, cioè debito che deve essere in grado di pagarsi da solo, debito che deve creare poi un futuro Deve reddito. creare ricchezza Esatto. Mentre il e debito occasioni di cattivo investimento. è quello che invece è un debito fatto per far debito, un debito fatto per pagare perdite pregresse, che può essere utile anche quello, ma sicuramente è un ulteriore affaticamento del tema economico. Per cui ho la sensazione che da questo board, da questo CDA a porte chiuse, che non è un fenomeno atipico, la BCE molto spesso si delibera a porte chiuse dopo con un'austerità della comunicazione in questo caso, del resto abbiamo, ecco, ci daranno una velina, un comunicato stampa in cui Ci diranno cosa è accaduto. che cosa vogliono fare. Però andando su proprio i massimi livelli della macroeconomia, in un mondo che ha 3 milioni e mezzo di miliardi di debito pubblico, non è forse arrivato al punto di dover un attimo ridiscutere questo, azzerare qualcosa, diminuire la pressione, sulle nazioni e sui popoli e provare a ripartire, puliti da Il tutta dato che questa mi massa di spaventa non è denaro? il dato sulla massa del debito pubblico in circolazione. Chi lo ripaga, Il insomma? dato che mi spaventa da economista è la totale sproporzione fra il prodotto interno lordo dei 20 paesi più industrializzati del mondo rispetto alla massa di titoli cartacei in giro sul pianeta. C'è una sproporzione Cioè, incredibile. quant'è? Stiamo parlando di un rapporto a spanne, non sono cifre esatte, poi perché sono cifre calcolate soltanto fra i paesi del G20, anche gli altri 180 nazioni del mondo, che sono infinitesimali rispetto ai primi, concorrono al PIL mondiale. Stiamo parlando di 640 mila miliardi di dollari contro 97-98 mila miliardi di dollari. Se un imprenditore italiano che fattura 9 milioni di euro andasse con un debito da 64 milioni di euro in banca e chiedere un euro di prestito, non glielo darebbero No, non lo mai. farebbero neanche Non lo farebbero entrare. neanche te. Questo vi dice come c'è una sproporzione. Se fossi un economista molto competente, vi direi che il rapporto sano di un'azienda o di una nazione fra il debito e il suo prodotto e il suo bilancio è di 1 a 3. E quindi, ma questa massa di denaro legale, cioè che è riprodotto cartaceo sostanzialmente, inesistente come prodotto, Beh, è non denaro, può svanire? direi così sarebbe un colpo da bacchetta magica. Intanto non è soltanto denaro virtuale, sono futures, sono swap, sono derivati, sono tutti quei prodotti di speculazione finanziaria costruiti su altri prodotti.
Per cui chiaramente bisognerebbe a monte risalire un po' a quello che è il prodotto base. Le cartolarizzazioni speculano sui futuri incassi di utilities, di autostrade, di trasporti aerei, di affitti di real estate. I derivati sono quelli che costruiscono operazioni dove concorrono nello stesso, passatemi gli inglesismi, basket, nello stesso cestino più strumenti diversi. È un mondo di grandissima complessità. Torniamo sulla Terra, però. Si è visto sostanzialmente che la Brexit ha portato delle cose buone agli inglesi, in un certo senso, Gli inglesi non sono in mai periodo stati di pandemia. nell'euro. Questa è una cosa che noi cittadini europei ancora non No, abbiamo però sono accettato. stati all'interno del sistema economico dell'euro e la Sono loro stati uscita ha a cambiato tutta una sistema serie di... commerciale dell'Unione Europea. Non sono stati a titello, loro hanno sempre avuto la La sterlina, il sterlina, pound, e certo, siamo comunque andati loro hanno molto. dall'altra sponda, che è molto più lontana, per cui più complicata, perché il canale della Manica è largo 50 km, dall'altra parte c'erano 3.000 miglia di oceano per andare. Allora, il loro grande partner commerciale sono gli Stati Uniti d'America. Loro sono sempre stati in un rapporto preferenziale con gli USA. E io ho detto qualche volta, scherzando, ma non troppo, secondo me dopo gli inglesi dall'euro esce la Germania. È possibile una cosa del genere? Ma io, se dovesse uscire la Germania, l'euro avrebbe vita migliore, perché sarebbe più facile mettere in sintonia Francia, Italia, Spagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo, gli altri paesi dell'Eurozona senza una Germania superstar. Quello che noi abbiamo accettato supinamente negli ultimi anni, abbiamo visto una germanizzazione dell'Europa. Mentre Certo. invece noi l'Europa doveva europeizzare la Germania. Questo è un passaggio che ci è sfuggito. Loro hanno un'economia forte, hanno fatto un'operazione brillantissima, la fece circa 30 anni fa il cancelliere Schmidt con la riunificazione delle due Germanie, con un'operazione finanziaria pazzesca. Fu finanziata da noi, Fu finanziata da tutti da quanti, tutti. fu consentito il cambio alla pari fra il Deutsche Mark, che era a quel momento la valuta più forte del mondo, e il marco della DDR, che Che era valeva 0,05, coriandoli. erano E coriandoli, è hanno vero. consentito ai cittadini, e anche giusto perché erano fratelli dello stesso popolo, avevano abbattuto il muro di Certo, Berlino, però hanno certo. consentito un cambio alla pari fra due valute in cui il rapporto reale era 1 a 100. Assolutamente. Credo che aspetteremo i risultati del 10 e l'11 con attenzione e li seguiremo nelle prossime puntate. Ecco, e poi valuteremo alla luce di quello che uscirà fuori da questo comunicato stampa. Quali sono poi le prospettive per il nostro paese? Grazie al professor Verna, grazie a chi ci ha seguito e alla prossima.